24 mattino. Può capitare in Italia che una persona con il tasso alcolemico sopra il consentito faccia un incidente stradale, uccida tre persone sul posto e poi in realtà le vittime sono da considerare quattro in questa storia, perché tre persone di una stessa famiglia sono state uccise. Il capo famiglia, che era sulla macchina e che si è salvato, si è suicidato due mesi dopo per la disperazione. Quindi quattro vittime per una persona che aveva il tasso alcolemico superiore al consentito, come detto. Fabio Gulotta, 22 anni, non farà un giorno solo di carcere. Dopo aver ucciso di fatto quattro persone, possiamo dire, ha patteggiato due anni, pena sospesa, è successo al tribunale di Marsala. Una vicenda davvero incredibile, ne vogliamo parlare con l'avvocato di parte civile, la famiglia che è stata maggiormente colpita, l'avvocato Claudio Congedo, che saluto, buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Saluto anche la presidentessa dell'Associazione Italiana Familiare Vittime della Strada, è già stata nostra ospite, Giuseppa Cassaniti Mastroieni, buongiorno, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. Buongiorno. Senta, avvocato Congedo, messa così sembra davvero incredibile, cioè è possibile uccidere tre persone, certo, in un incidente stradale, non voglio dire, qua è il grande tema se è l'omicidio volontario piuttosto che doloso, piuttosto che colposo, però uccidere tre persone, o possiamo considerare quattro visto che una poi si è suicidata due mesi dopo per la disperazione, e non fare un giorno di carcere? Purtroppo sì, oggi non possiamo dire che questo. Purtroppo la legge italiana consente varie possibilità agli imputati, nel caso specifico la vicenda grave, molto grave, nel senso delle sue parole già emerge la gravità del fatto, ha consentito di emettere questa sentenza. Non possiamo dire, cioè non possiamo pensare che sia incredibile, è vero, è successo. Quella sentenza ormai è valida, basta, non possiamo aggiungere altro. Ecco, ma cioè, i motivi quali possono essere? Voglio dire, ha patteggiato una pena di due anni, come si è arrivati a... Il problema non è qua il patteggiamento, perché comunque per l'ordinamento italiano un reato del genere è possibile, cioè si dà la possibilità all'imputato di patteggiare trovando l'accordo con l'RPM. Il problema è che la pena è troppo, è in disvalore totale con il fatto, e siccome nel caso specifico il giudice ha il dovere di valutare la congruità della pena, nel caso specifico il giudice ha valutato questo. No, ma facciamo così, tra l'altro il suo collegamento telefonico è un po' difficoltoso, vediamo se riusciamo a migliorarlo. Intanto vorrei chiedere alla presidentessa Cassaniti Mastroieni, lei ha seguito, immagino, questa vicenda come purtroppo tante vicende che si susseguono sui giornali raccontate quando si parla di incidenti stradali, soprattutto di persone che poi hanno un tasso alcolico, magari hanno anche, sono sotto l'effetto di stupefacenti, succedono queste cose qui. Come è possibile, come lei si spiega il fatto che una persona che ha sterminato una famiglia non faccia un giorno di carcere? Ma io me lo spiego per il fatto che i giudici hanno una cultura deteriore, cioè una cultura che è capace di discriminare tra la vittima e l'imputato e andare a favore dell'imputato. Anche se c'è la legge che favorisce l'imputato e ci sono due riti premiali per l'imputato, il giudice che ha consapevolezza della complessità delle vicende, dei fatti umani e così via, tra i due riti premiali, patteggiamento e processo per rito abbreviato, in un caso del genere non avrebbe mai dovuto scegliere il patteggiamento, avrebbe dovuto permettere il processo per rito abbreviato in maniera tale che i familiari delle vittime avessero la possibilità di interloquire e magari accettare attraverso il dibattito eccetera poi la decisione del giudice. Ma in questo caso le persone che debbono sopportare la dolorosissima e irreversibile situazione della perdita non di una vita, addirittura di tre vite e poi anche di quattro, debbono accettare, come si dice, senza parlare, senza avere parola, che insomma chi ha ucciso non venga processato, carcere, non paga una lira eccetera. Cioè il giudice avrebbe avuto la possibilità di fare il processo di rifiutare la diminuzione di un terzo della pena, lo sì. stesso
ma permette ai familiari di interloquire un però minimo. Questo il problema è sempre questo: in Italia si vuole inserire, almeno da parte di alcuni, anche della vostra associazione, l'idea dell'omicidio doloso, cioè di chi si mette alla guida in una situazione in cui è magari un po' brillo, diciamo, ubriaco o sotto effetto di stupefacenti, e rendere questo come un omicidio doloso, cioè nel momento in cui ti metti alla guida sai che puoi provocare un omicidio. Questo passerà mai secondo lei? Questo cambierebbe guardi, pensiamo proprio di questa idea. Però cambierebbe molto questo. No, le voglio dire questo, le ho detto che si tratta della sottocultura dei giudici, perché se i giudici fossero coscienziosi, fossero persone che orientate a dare il vero significato alle cose, potrebbero applicare la normativa esistente in maniera adeguata. Le ho detto, ci sono due siti premiali, avrebbe dovuto applicare il processo per rito abbreviato, invece applica il patteggiamento. Può partire dal massimo della pena, invece magari parte dal minimo della pena, cioè fa quello che vuole il giudice, trasforma la discrezionalità che gli ha dato la norma, la legge, la trasforma in arbitrio, e questo è gravissimo. Cioè noi non ci riconosciamo in queste decisioni, non soltanto perché bisogna cambiare la norma, ma perché i giudici non hanno quella cultura che li porta a valutare in maniera adeguata i fatti umani. E perché anche quando se dovesse anche essere modificato il reato in omicidio stradale, come si vuole, doloso, tutto quello che si vuole, se ci sarà un massimo e un minimo di pena, lui sarà affettato a discrezionalità, la discrezionalità noi, quella rimane. Le voglio dire questo: noi non pensiamo che sia più grave il fatto che sia ubriaco o drogato, noi diciamo che va punita sempre la guida azzardata, aggressiva e pericolosa, cioè quel modo di guidare in cui c'è un'assunzione irragionevole del rischio. Prescindiamo dal fatto se aveva bevuto o non aveva bevuto, perché anzi riteniamo che la persona che lucidamente fa questo è ancora peggio di ancora chi peggio, ubriaco, certo, lo fa. Chi magari c'è il limite di 50 e va a 100 all'ora, anche se è lucido, dice, è anche peggio. Le informazioni sul traffico e poi rientriamo. Allora, 8:49 minuti, stiamo parlando di questa vicenda che ha coinvolto Fabio Gulotta, 22 anni, una persona che ha investito, ha ucciso sul posto tre persone di un'intera famiglia, e poi una quarta persona che era in quella macchina, il capofamiglia, si è tolto la vita per la disperazione due mesi dopo. Comunque Fabio Gulotta non farà un giorno di carcere, ha patteggiato e ha ottenuto questo patteggiamento. Avvocato Congedo, la questione, ci dice la presidentessa e ce l'ha detto anche lei, che dipende davvero tutto, e il cuore del problema è la discrezionalità del giudice, che per carità non è qui, i giudici dicono noi non parliamo, noi parliamo con le sentenze, cioè dobbiamo tutto dire è colpa di questa discrezionalità del giudice, che non avrebbe dovuto accettare questo patteggiamento, punto. Di fatto il giudice gode di questo potere di valutazione, seppur discrezionale, ma comunque deve valutare, e nel caso specifico la sua valutazione è stata questa. Io tra l'altro dico, proprio con riferimento all'ultima sua frase, i giudici non parlano perché parlano con le sentenze. Io non so se voi l'avete sentito l'intervento del Presidente del Tribunale. L'abbiamo anche chiamato al Presidente del Tribunale e gentilmente ha fatto sapere, il Dottor Natoli ci ha fatto sapere che non intendeva intervenire. Ha detto, però ci dica lei che cosa ha detto, credo si è riferito alla velocità del veicolo. Sì, ha fatto delle precisazioni. Io dico, sull'intervento del Presidente del Tribunale, che fra l'altro stimo perché giudice abbastanza valido, viene da Palermo, però dico, sulle valutazioni fatte successivamente all'emissione della sentenza, io non credo che sia stato un qualcosa di positivo. Cioè, ci dica che cosa ha detto, ci dica che cosa ha detto il Presidente. Si è limitato a precisare che il tasso alcolemico non era grave perché era 0,72, ma intanto la norma prevede che il minimo è 0,50. Cioè ha detto era poco era sopra il consentito. Ha fatto delle precisazioni in merito, diciamo, agli elementi che aveva davanti a sé il giudice nel prendere questa decisione. Io, come ha detto lei, lo condivido. Le sentenze vanno accettate, vanno criticate, però i giudici devono parlare con le sentenze. Cioè, questo intervento successivo io non è piaciuto. Francamente non l'ho capito. Senta, ma è vero che la famiglia intende rivolgersi addirittura al Presidente della Repubblica Napolitano? Noi stiamo valutando tutta una serie di situazioni e di iniziative per cercare comunque di non far dimenticare questa vicenda. Se ormai, diciamo, a livello processuale la vicenda è chiusa,
però a livello morale la famiglia intende far capire o quantomeno far sapere agli altri quello che è successo. E noi come avvocati, io dico, è giusto, dico, i media devono parlare di ciò che avviene nelle aule di tribunale. Io sono, diciamo, uno di quelli che ritiene che i processi vanno nelle aule, però adesso non c'è più nulla da fare, cioè, quindi da parte nostra, da parte mia e degli altri due miei colleghi, l'avvocato Re e l'avvocato Greco, non possiamo fare altro che accettare la volontà della famiglia. D'altronde, dico, a queste persone cosa è rimasto? Nulla. Ad oggi non è rimasto assolutamente nulla. Abbiamo letto anche questa notizia, che credo però lei abbia parzialmente corretto con la nostra redazione, cioè che mi aveva ancora più inquietato, cioè che a questa persona, Fabio Gulotta, non è stata ritirata la patente. In realtà questo credo corrisponda per il momento al vero, ma verrà rettificata questa... Il codice prevede una procedura per... Io fra l'altro stamattina sto andando al Tribunale di Marsala per un altro processo, però nello specifico parlerò col pubblico ministero per cercare di inserire anche la pena accessoria, che nel caso specifico, anche se la sentenza di patteggiamento non verrebbe sospesa, della sospensione della patente. Cioè il codice prevede che oltre all'applicazione principale c'è anche la pena accessoria alla sospensione della patente. E questa dovrà essere inserita in questa sentenza, quantomeno. Ma dovrà essere inserita, vuol dire che al momento non è inserita, cioè Fabio Gulotta può andare in giro, oggi può prendere la macchina e andare. Sì, sì, attualmente la sentenza prevede semplicemente la pena accessoria e la sospensione della patente. Cioè in questo momento, questa mattina, mentre stiamo parlando, la persona che ha provocato questo incidente può girare tranquillamente in macchina con la patente. Perfettamente. Probabilmente lo faceva anche prima della sentenza, questo dicono, io sì, certo, se non era sospesa anche prima. Perché noi non abbiamo avuto contezza assolutamente, e negli atti processuali non c'era assolutamente nessun provvedimento che ci faceva sapere o comunque che accertava che il Gulotta aveva avuto la sospensione della patente subito dopo il sinistro. No, questa cosa aggiunge dell'incredibile alla vicenda, già dell'incredibile. Io vi ringrazio e mi fermo qui. Questa cosa della patente davvero era... come dire, qualcosa che mancava e che rovina ancora di più il tutto. Però vi ringrazio l'avvocato Claudio Congedo e la presidentessa Giuseppa Cassaniti Mastroieni dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, e vi rinnovo l'appuntamento a domattina alle 7:20.